Buongiorno. L'argomento, anche se può apparire, o meglio, non può apparire in modo così chiaro, il mio tentativo è di dare un filo, coerente a tutta questa serie di interventi che faccio ormai da anni. E il filo, la sintesi, la sostanza di questo mio discorso è nella discrasia, nella contraddizione tra ciò che consideriamo utile all'essere umano e ciò che realmente viene compiuto, viene fatto. Ora, se noi osserviamo la storia, vediamo che la storia è tutto un susseguirsi di rivoluzioni, di aggiornamenti, che vengono abitualmente considerati in senso positivo. Cioè non solo ovviamente la storia dell'arte, che è quella che più ci sta a cuore, ma anche la storia tout court. È una continua evoluzione, una continua conquista. Quindi c'è il formarsi delle classi, il formarsi delle gerarchie, il formarsi della nobiltà, il formarsi dei regni, le rivoluzioni che hanno abbattuto i regni, la Repubblica, rivoluzioni che hanno abbattuto la Repubblica per imporre la dittatura, rivoluzioni che hanno abbattuto la dittatura per imporre la democrazia. Ecco, è tutto un susseguirsi di rivolgimenti. Che questi rivolgimenti abbiano un filo logico, reale, a me pare estremamente dubbio. Questo nel piccolo mondo dell'arte, come nel più vasto mondo dei rivolgimenti sociali. Facciamo un esempio, tanto per chiarire in parte qual è il concetto che vorrei esprimere e che sicuramente non è difficile, non è di facile, definizione. Durante la Rivoluzione francese del 1789, la borghesia, che poi in realtà non è così, gli storici avanzano dubbi, ma non entriamo nello specifico, se no faremmo discorsi storici che non ci competono. Comunque diciamo, la borghesia abbatté la monarchia. Abbatté la monarchia e diede vita a quello che venne unanimamente definito il terrore. Cioè furono ghigliottinati, assassinati in Vandea, a Parigi e in tutta la Francia, centinaia di migliaia di persone. Ovviamente questo diede vita a possibilità di vendette, eccetera, ma questo è un altro discorso. A Parigi venne eretta la ghigliottina, dove vennero ghigliottinati centinaia di migliaia di nobili o presunti tali, comunque quelli che non accettavano la vulgata dominante in quel momento. Davanti alla ghigliottina vi erano donne, le cosiddette tricoteuse, perché facevano le maglie dal francese, no? Tricot, maglia, e guardavano, si godevano lo spettacolo di questa ghigliottina. Tra i ghigliottinati ci furono anche personaggi insigni, per esempio Lavoisier, che era un filosofo, un chimico, uno scienziato, il quale venne accusato di tradimento e ghigliottinato nel 1794. Ora, la domanda banale che io pongo è questa:
il valore di uno scienziato come Lavoisier, ghigliottinato, e il valore delle donne, le tricoteuse che assistevano a queste esecuzioni di massa. Non si può fare un confronto, perché si dice ogni vita umana vale in se stessa, quindi non c'è una differenza. Cioè l'uguaglianza, egalité, fraternité, no? Dei diritti dell'uomo, della rivoluzione francese, ci pone tutti sullo stesso piano. Ci pone tutti sullo stesso piano, anche se non siamo sullo stesso piano. Lavoisier era uno scienziato che ha fatto fare dei progressi all'umanità nel suo insieme, non soltanto alla Francia o a se stessa. Ora, quello che voglio dire, quello che tento di dire, è che non c'è un filo logico nell'evoluzione umana, non c'è un filo logico nei comportamenti umani, e in questi ultimi anni, con il massiccio, la massiccia presenza femminile nei luoghi di potere, della magistratura, della società in generale, nei quelli che si dicono i gangli sociali da cui vengono prese decisioni, vengono effettuate emesse sentenze, effettuati i passaggi sociali che determinano la nostra vita. Ecco, il livello di irrazionalità ha raggiunto livelli veramente incredibili, ma non irrazionalità di tipo, come dire, festoso e estraneo al potere, no, proprio nel potere. È di questi giorni la notizia che un fascista che ha ucciso decine di ragazzi innocenti in Norvegia ha subito una condanna di 20 anni, che in quel paese in cui la dominanza femminile è da decenni fuori discussione, è il massimo della pena che si possa infliggere a un assassino. Questo fascista era chiuso in una cella in cui aveva la PlayStation e la televisione, oltre che ovviamente tutti i servizi, veniva nutrito. E nonostante questo, costui ha fatto causa allo Stato, sostenendo di essere maltrattato perché è stato posto in isolamento per un periodo troppo lungo. Una corte al femminile ha dato ragione a questo criminale e lo Stato norvegese è stato condannato a risarcire questo soggetto. Ecco, io pongo la domanda, dico, vi sembra un comportamento logico ed accettabile? A partire dalla condanna a 20 anni per decine e decine di omicidi e femminicidi, senza una ragione, solo per spirito fascista, probabilmente saranno anche qualche turba mentale, ma non più di tanto. Ecco, questa è la società di oggi. Esempi, se non così estremi, noi li vediamo dappertutto, li vediamo nell'arte, in cui vengono valorizzati artisti che fanno cose che dire ci lasciano perplessi è veramente un eufemismo, li vediamo in tutti i comportamenti, li vediamo nelle città, nelle nostre città, li vediamo... siamo in una situazione di entropia sociale, mentale, che sta raggiungendo livelli che finiranno per diventare intolleranti. Io non so cosa succederà e francamente non mi pongo il problema, ma di certo a me pare
tutti questi discorsi di carattere ideologici, abbiamo discusso per decenni sul fascismo e il comunismo. Ora questa cosa è superata, ovviamente non risolta, perché non risolviamo mai nulla, semplicemente lo superiamo. E quindi tutto questo gran scrivere, parlare, eccetera, è stato accantonato, ha trionfato il capitalismo cosiddetto democratico, a me pare un ossimoro il capitalismo democratico, comunque è la vulgata corrente, quindi va accettata, e quindi questa nostra società diventa sempre più entropica. Cioè noi vediamo, per esempio, in Italia, che noi facciamo arrivare delle persone che non fuggono da guerre, semplicemente vogliono star meglio, come è giusto che sia, come normale. Quindi vengono da noi, approdano sulle nostre coste, arrivano nei nostri territori e vengono mantenuti per mesi, se non anni, dallo Stato, con un costo superiore a quello che percepisce un pensionato che ha lavorato una vita e ha contribuito nel bene e nel male a fare questo paese. Questo, io non voglio fare politica, anche se questo dato è sicuramente un dato politico, ma lo cito perché mi sembra un riferimento, una dimostrazione dell'assoluta entropia. Poi naturalmente si giustifica tutto, ormai lo sappiamo, cioè una vecchia storia, riusciamo a giustificare tutto tirando in ballo il fattore umano, tirando in ballo la necessità di aiutare, e tutte cose molto giuste, ma resta questa ingiustizia di fatto tra il trattamento che viene riservato a certe persone rispetto ad altre. Ecco, questo è l'unico dato che voglio rilevare, senza fare discorsi di carattere sicuramente non razzista, ma neanche di carattere politico. Ecco, questo avviene in tutti i campi. Io, come avete notato, ho ampliato il discorso in questi miei filmati parlando solo praticamente di sfuggita dell'arte, perché il mondo in cui viviamo, la nostra società di oggi, è tale per cui il discorso dell'arte non solo diventa realmente marginale rispetto alla possibilità di incidere nelle trasformazioni sociali e di aumentare la sensibilità collettiva individuale, ma segue il mainstream realizzando delle opere che con molta forzatura, ecco, con molta difficoltà si riesce a includere sotto il sostantivo arte. Però questo avviene, avviene in modo generalizzato. Ma parlarne serve a poco, visto che comunque un discorso di critica o di filosofia dell'arte dovrebbe partire da un dato preciso, da un'incidenza precisa rispetto a una controparte che sostiene, che rappresenta qualcosa. Ma se la controparte non rappresenta nulla o rappresenta un qualcosa che è difficile collocare non solo sotto il sostantivo arte ma anche sotto la voce cultura, quindi la contraddizione diventerebbe una sorta di monologo, diventerebbe un parlare da sé, perché non c'è nessun tipo di possibilità di contratto, di rilevare dettagli e valutazioni di singoli comportamenti. Ecco, questa è la riflessione che faccio oggi, e io penso che quei pochi o tanti che mi seguono dovrebbero provare a soffermarsi su queste cose, non lasciarsi trascinare da un questo progressismo abitudinario, un altro ossimoro, no? Ecco, che in realtà noi crediamo di andare avanti mentre in realtà stiamo andando indietro, e crediamo di progredire mentre in realtà stiamo regredendo, soprattutto sul profilo
umano e sotto il profilo di una giustizia logica e veramente equa. L'esempio della Norvegia è uno tra i tanti, ma non è sicuramente il solo, anche se è chiaramente di una clamorosità che dovrebbe suscitare qualche moto di reazione, cosa che in realtà poi non avviene. E con questo concludo e vi lascio la riflessione, se lo ritenete, di queste mie opinioni. Buongiorno.